Buona giornata amici, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è venerdì 8 settembre 2023. 8 settembre una data che ci ricorda qualcosa, ma ovviamente lontana nel tempo, ormai anche se il ricordo rimane sempre molto molto vivo in tutti noi. Ebbene, vediamo subito il santo del giorno che si festeggia oggi e vediamo che l'almanaco ci dice che si festeggia la natività della Beata Vergine Maria che nacque, lo sappiamo, senza peccato vediamo le previsioni del tempo ci sono pochi cambiamenti, ancora l'alta pressione permane nella nostra regione e vediamo che il tempo si mantiene stabile e soleggiato su tutta la regione, tutte le Marche Temperature massime entro 29-31 ⁇ gradi, quindi siamo veramente ancora ad una temperatura prettamente estiva. I venti moderati spireranno da nord lungo i litorali, da nord-est per quanto riguarda invece l'entroterra il mare è leggermente mosso e dicevo che le temperature sono girate la minima ai 18 gradi, eh, 19-18 gradi secondo appunto i luoghi del litorale <coughs> e, e la, massima, la massima arriverà a lambirà i 30 gradi. Questo per quanto riguarda le previsioni del tempo, quindi oggi una bella giornata. Abbiamo sotto di noi il Corriere Adriatico questa mattina che apriamo sulla pagina di Fano. E vediamo subito l'apertura. Si parla della ripresa dell'attività produttiva dopo le ferie estive e ne parla un personaggio che di economia industriale ne sa parecchio, perché non solo è il gestore attualmente di due ditte importanti nelle Fanese, Lisa Infissi e la Flonal, ma è stato anche presidente regionale dell'As Industria ed è Paolo Andreani. Autunno difficile per le imprese, occorrono nuove infrastrutture, ha detto il Presidente. La preoccupazione di Andreani legata all'aumento di costi. Ebbene, non sarà facile per le imprese fanesi il prossimo autunno, tutti gli imprenditori ne sono consapevoli ma comunque l'andamento sarà a, a macchia di leopardo, perché ovviamente ci sono quelle imprese che nonostante tutto riescono ad avere un buon fatturato, perché hanno dei collegamenti particolari, in modo particolare per l'estero, e ci sono quelle che invece faranno le spese della crisi incombente, che poi si è incentivata per l'aumento delle materie prime, per il costo delle fonti energetiche. Ci sono state drastiche riduzioni di ordini che hanno così seguito il periodo del Covid, quando la gente, quando le famiglie hanno fatto provviste di tutto. Poi ovviamente c'è stata una stasi e ne soffrono soprattutto gli articoli di, di casa, eh, quelli elettrodomestici, gli utensili, insomma tutte le aziende che producono questi, eh, questi prodotti ne soffrono perché ora le vendite si sono molto molto calmate, si sono, di, sono molto diminuite. E per quanto riguarda invece le prospettive, va bene la cantieristica, eh, c'è qualche preoccupazione, anzi direi più di una preoccupazione per quanto riguarda l'edilizia, che dopo il periodo di forte ripresa Grazie al super bonus ora eh, le cose cambieranno perché il governo, lo sappiamo tutti, ha deciso di così interrompere questo salazzo nelle eh, risorse governative, nelle risorse pubbliche. Insomma, un esame per quanto riguarda la situazione produttiva del nostro territorio, dove mancano, ha detto anche Andreani, dove sono insufficienti le infrastrutture. Andare a Roma passando per Fabriano oggi non è più possibile e poi i trasporti, l'aumento dei trasporti. Una volta per spedire un container, non so, in Cina, in America, si spendevano 3.000 euro, oggi ne, non, se, non, mancano, eh, non sono sufficienti 15.000. Quindi pensate come il budget finale è aumentato per quanto riguarda appunto i prezzi di vendita. Vediamo le altre notizie. Parliamo di cronaca, c'è cioè un'intera pagina dedicata dal Corriere Adriatico alla cronaca questa mattina. Aggredì il controllore di Adriabus, se ne va in carcere per sei mesi. La sentenza è passata in giudicato senza benefici: un ventinovenne è stato rintracciato in centro storico a Fano sconterà appunto sei mesi di detenzione nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Si tratta di un ventinovenne di origini africane che è finito nei guai per l'aggressione ad un controllore dell'autobus di Aqualagna nel marzo del 2019. Ci sono voluti molti mesi, c'è voluto del tempo perché la sentenza passasse in giudicato, ma ora la giustizia fa il suo corso, sei mesi di carcere. Invece è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale un 22enne che è, è stato, si è presentato davanti al giudice con questa uh, grave accusa per aver violentato una giovane nel 2020 a Lido di Fano. Ebbene, anche qui è passato del tempo, erano le tre di notte. Eh, è avvenuto, si è consumato questo atto sessuale eh, nel lido di Fano, il giovane dice che la ragazza era consenziente e eh, il giudice ha stabilito che non ci fossero poi queste decisive prove per confermare la violenza sessuale e quindi ha, ha assolto il giovane, il quale alla lettura della sentenza è scoppiato in lacrime perché per lui è stata una liberazione. E poi vediamo l'ennesimo incidente stradale. Una 17enne in bicicletta investita nella rotatoria è stata urtata da un'auto, il 118 la soccorre in codice giallo, per fortuna non è grave. L'incidente è accaduto ieri mattina alle 8.15 a Bellocchi sulla rotatoria della 26esima strada eh, con l'incrocio in via Prima strada coinvolta appunto questa questo incidente con feriti, incidente tra auto e bicicletta. Questo per quanto riguarda la cronaca, ora giriamo e vediamo, parliamo invece di una festa, di una festa che si terrà. A Fano nella giornata di oggi. Si tratta di un incontro tra popoli per la festa di fine estate che avrà luogo a partire dalle 16.30 di oggi pomeriggio alla Rocca Malatestiana. Un incontro tra popoli è la conclusione di tutta la lunga serie di incontri di impronte femminili che ha coinvolto molte etnie che si sono stabilite nel nostro territorio. Sono immigrati che sono sulla strada dell'integrazione. Ebbene oggi chi parteciperà a questa festa, l'ingresso è gratuito, potrà così rendersi conto di quanta ricchezza di culture queste persone portano nel nostro territorio. E ci sarà musica, ci saranno canti, ci saranno balli, ci saranno cibi di varie etnie, quindi si potranno assaggiare cibi del Marocco, cibi eh, della... Delle, de, delle nazioni dell'est, insomma di tutte quelle nazioni che sono rappresentate nella città di Fano, e non sono, non sono poche. Dunque, prodotti tipici del mondo: spettacoli, danze popolari e cena etnica alla rocca. C'è anche una cena per poter gustare questi prodotti. Ed ora passiamo alle altre località. A Fossombrone si investe ancora di più nei servizi sociali. Lo ha dichiarato l'assessore Giombini, Laura Giombini, che ha, ha così illustrato un provvedimento da 350 mila euro che saranno di aiuto alle famiglie più deboli. Si tratta di un contributo per assicurare un contributo, una tantum di 150 euro alle famiglie con ISE fino a 9.530 euro, insomma quelle che hanno un ISE veramente molto molto basso ed è difficile per loro arrivare alla fine del mese. E poi ritorniamo, scusate, ritorniamo alla cronaca per quanto riguarda la Valcesano, siamo a Pergola. E vediamo come un ladro di biciclette, recidivo poi, non è la prima volta che rubava delle biciclette, è stato notato e appunto fermato da un carabiniere che ha osservato tutto dal terrazzo di casa. Questo ladro si è guardato attorno prima per vedere se non c'era nessuno, poi ha adocchiato questa bicicletta, è salito in sella e se ne stava andando. Ma non si era accorto che c'era un carabiniere che abitava lì nei pressi e dal suo terrazzo di casa aveva, aveva visto tutto. Lo ha incastrato un militare che era in malattia, quindi non era in servizio. E non buon per lui, cattivo per lui che è stato sorpreso, un ladro sfortunato ma ovviamente più sfortunato la vittima di questo atto. Un autocarro prende fuoco sulla A14, un incendio eh, particolarmente grave, l'autocarro è andato distrutto. Eh, il camionista riposava nella cucetta, eh, per fortuna ha capito subito quello che stava accadendo, è uscito dal, uh, dall'abitacolo e si è salvato. Il veicolo era carico di tappi, quindi un materiale molto, molto infiammabile. Sono intervenuti i vigili del fuoco sia di Senigaglia che di Fano per spegnere le fiamme. Eh, probabilmente scaturite da un guasto elettrico, sul posto anche la polizia stradale perché ovviamente il traffico ha subito dei rallentamenti. Giriamo ancora la pagina e siamo a Senigallia. A Senigallia eh, chiude, chiude un bar, ma in che senso chiude un bar? Un bar che è stato oggetto di presenze non gradite nemmeno dai, propri, propri, dai dei propri gestori, perché è stato oggetto di un provvedimento preso dalla magistratura con la sospensione dell'attività di 25 giorni, perché era un luogo di raduno dei pregiudicati. E quindi c'è stato lo stop del questore. Il titolare però ha reagito, dice basta, chiudo per sempre. Non è colpa mia se eh, il mio esercizio viene oggetto, è stato oggetto continuamente di presenze non desiderate, noi stessi più volte abbiamo chiamato le forze dell'ordine, eh, purtroppo siamo in balia di queste persone e dopo questo provvedimento eh, non apro, chiudo definitivamente la mia impresa e purtroppo quattro dipendenti ne subiscono le conseguenze. Questo per quanto riguarda Senigallia, ma ovviamente questo è un eh, problema, un tema che deve essere approfondito per vedere se ci sono altri provvedimenti che possono scongiurare eh, questi raduni che ovviamente creano non pochi, non pochi problemi da parte di loro. Vediamo ora la pagina di Pesaro che viene dedicata a, a un grande sportivo. A un, a uno sportivo che ha ancora tantissimi eh, follower, diciamo così, anche se si è ritirato dalle gare. Si tratta di Valentino Rossi. Rossi c'è ancora e fa sognare. È bello tornare qui con voi. C'è stata una vera e propria standing ovation per Valentino Rossi. E ieri sera 7.000 a Tavuglia per la consegna delle chiavi della città. Guardate qui la folla che si è radunata nei pressi delle mura di questo antico castello e Valentino Rossi eh, che riceve le chiavi della città. Eh, pensate, c'è anche chi ha percorso 20 ore di viaggio in camper per partecipare a questa cerimonia, ma oggi ha detto non si poteva mancare. Alle 17, già centinaia di fan da tutto il mondo aspettavano di entrare nel centro, appunto, eh, del, eh, della città natale di Valentino. E qui abbiamo due pagine dedicate, appunto, a questo avvenimento. Vediamo ancora un eh, atto di coraggio, paralizzato da una malattia rara, in sei mesi ha ripreso a camminare. Si tratta di Giuseppe Adragna. L'anno scorso è stato colpito da una forma aggressiva della sindrome di guillain barré Si tratta di un sessantenne podista. Dopo la riabilitazione al Santo Stefano vuole riprendere le gare ed è subito tornato ad allenarsi ma al momento si limita alla bicicletta. Piano piano però vuole riprendere tutte le sue forze, tutta la sua autonomia per ritornare quel grande atleta che era prima. La bimba non riconosciuta, vi ricordate ieri l'episodio riportato dalla cronaca di tutti i giornali, una bambina non riconosciuta all'ospedale San Salvatore di Pesaro nel reparto di pediatria. Ebbene, sono stati attivati il tribunale e i servizi sociali per dare una pronta assistenza a questo piccolo fagottino che è nato in una situazione problematica ed ora ovviamente sarà dato in adozione a una famiglia che speriamo la, uh, così, la assisterà, la coprirà di tanto, tanto amore. La neonata resta per il momento affidata a pediatria e quindi alle infermiere, al personale di questo reparto che la sta veramente trattando con ogni cura e, e tanto, dicevo, amore. Ed ora vediamo un altro... Episodio di cronaca, picchiato dopo il ballo perché gay condannati i suoi tre aggressori. Le richieste del PM per lo studente pestato a Valle Foglia tra gli imputati anche una donna. Stu vi ricordate l'episodio che è accaduto il 13 ottobre del 2019, forse un pochino più in là. Quando accadono fatti fuori da una discoteca di Vallefoglia, a finire sul banco degli imputati, sono stati tre giovani accusati di lesioni personali aggravate dal motivo abietto della discriminazione sessuale. Eh, si tratta di un 22enne albanese, operaio pregiudicato, di un trentenne di origini napoletane, studente pregiudicato e una trentenne studentessa all'epoca dei fatti, tutti residenti a Vallefoglia. Eh, ci sono stati i carabinieri, hanno ricostruito tutto l'episodio ed ora gli aggressori sono stati condannati. Un atto di incoscienza, appiccano il fuoco al San Bartolo con i botti, certo il dolo e quindi c'è una uh, repressione veramente efficace qui perché si tratta di proteggere questo parco del San Bartolo che è veramente una risorsa ambientale di grande pregio. Ritrovata una scatola che conteneva fuochi d'artificio, in due ore fiamme arginate da parte dei vigili del fuoco che sono riusciti a circoscrivere le fiamme, circoscrivere l'incendio. Vediamo la pagina di Urbino: è stato scelto la persona a cui attribuire. Uno speciale riconoscimento della città ducale si tratta dell'Urbino Award. Vince Nakashima, una giornalista del Washington Post, utile lavoro su tecnologia e Cina. Le motivazioni del riconoscimento alla giornalista eh, vengono appunto evidenziate in questo articolo. La consegna avverrà ad Urbino il 27 settembre prossimo. Vediamo quali sono le motivazioni. Ebbene, i, eh, il premio ha voluto riconoscere un lavoro pluriennale dedicato a raccontare le varie implicazioni inerenti all'intreccio tra tecnologia, privacy e sicurezza un difficile equilibrio tra azioni di sorveglianza volte a proteggere la sicurezza nazionale, quindi un tema di grande responsabilità e di grande interesse per quanto riguarda i risvolti comunitari. E questo per quanto riguarda il Corriere Adriatico. Ora passiamo al resto del Carlino dove in apertura ci sono dichiarazioni del rappresentante della Confartigianato che tutela gli interessi dei concessionari di spiaggia, Andrea Giuliani. Bagnini col morale a terra, purtroppo ne hanno di che prostrarsi perché la stagione non è andata come si era, come si era preventivato, come si desiderava. È stata una mazzata, ha dichiarato Giuliani. Il dimezzamento del flusso dall'Umbria è stato evidente. Pensate che con la chiusura della contessa si pensa che il 50% dei turisti che provenivano dall'Umbria fanno eh, il naturale sblocco, sbocco dei turisti che provenivano appunto da questa regione senza mare. Ebbene, La chiusura della contessa con l'unica possibilità di fare la scheggia, che è veramente è una strada molto tortuosa e molto difficile a percorrersi, era più facile poi andare nel sud delle Marche, quindi ha privato la nostra località di tante tante presenze. Lungo la costa di Torrette e Ponte Sasso poi hanno influito eh, le mareggiate, ha influito l'erosione, mancano le scogliere. E anche qui c'è stato un eh, problema, un aggravio per eh, i concessionari di spiaggia. Un articolo di politica ogni tanto viene fuori, eh, si tratta delle prossime candidature a sindaco della città di Fano in vista delle elezioni amministrative del 2024, siamo in campagna elettorale. Solitamente d'estate si infervora, si incentiva la campagna elettorale. Quest'anno dobbiamo dire è stata piuttosto calma: non ci sono state le sparate, le, le candidature, le previsioni, i programmi, le promesse che i candidati fanno in vista delle prossime elezioni. Ma probabilmente questo verrà ancora più in evidenza a partire dal prossimo autunno-inverno, quando poi ci sarà il rush finale verso la data delle elezioni. Comunque il segretario eh, fanese della Lega, Alessandro Brandoni, rilancia la candidatura di Luca Serfilippi come sindaco di Fano, secondo lui è il leader giusto per la città, un candidato che dovrebbe essere sostenuto da tutto il centrodestra. Viene disconosciuta così anche la candidatura di Giuseppe De Leo. Che è stato uno dei primi a proporsi come sindaco. Giuseppe De Leo, detto Brandoni, potrebbe essere un ottimo collaboratore di Ser Filippi eh, per quanto riguarda la sua esperienza che ha condotto come eh, segretario-direttore generale del comune di Fano. E poi anche il resto del Carlino. Si occupa di cronaca, abbiamo i due articoli di cui abbiamo già parlato. Il giudice assolve il 22enne dalla violenza sessuale, il PM aveva chiesto due anni e otto mesi eh, e la ragazza ha 320 mila euro di risarcimento. La difesa dice è un rapporto che è stato consenziente, quindi un rapporto voluto e il giudice questa volta ha dato credito alla difesa. Scacco alle gang e cittadine, arrestato un giovane della Guinea. I carabinieri hanno messo fine alle scorerie di un 29enne. Aveva aggredito prima il controllore del bus, ne abbiamo parlato. Su quale viaggiava, eh, è stato poi preso dai carabinieri di Acqualagna. Ebbene anche qui questo è un 25enne africano che era stato denunciato per resistenza anche a pubblico ufficiale. E quindi ora è in gattabuia, così come si dice. Carabiniere lo pizzica a rubare una bici preso a Pergola, un militare rovina il colpo a un 22enne di San Lorenzo in campo che stava agendo poco lontano dal centro storico. Questo è il titolo che appare, eh, vediamo un po' se riesco a inquadrarlo bene, eccolo qua. E poi abbiamo... Assessore regionale Baldelli che a San Costanzo parlerà di comunicazione cruciale per il territorio. Ebbene, Baldelli è un. Importante eh, comunicatore per quanto riguarda le infrastrutture del nostro territorio, eh, tiene alto molto il discorso della, uh, del completamento della Fano Grosseto e dell'apertura della Galleria della Guinza. Speriamo che questi progetti finalmente si avvino verso la fase esecutiva. Urbino, Urbino Howard, alla reporta Ellen Nakashima, giornalista del Washington Post vincitrice di due premi Pulitzer, quindi pensate a che livelli parliamo, è stata premiata ieri negli Stati Uniti ed è attesa a Urbino il 27 settembre per la consegna di questo prestigioso riconoscimento. E poi parliamo di Fermignano e del Gran Premio del Biciclo Ottocentesco. ed è una manifestazione originale quella che si svolge a, a, a Fermignano per la 36esima volta, infatti si apre oggi il 36esimo Gran Premio del biciclo ottocentesco. Non è facile, eh, pensate poter cavalcare questo biciclo perché l'equilibrio è molto instabile e insomma, eh, eh, non è facile poi procedere. I nostri progenitori avevano del coraggio, poi ovviamente la tecnica si è evoluta e eh, dalla pedalata nella ruota a, Principale, si è passati poi alla pedalata con la catena. A Pecchio prepara la festa è la prima ad aprire la stagione del tartufo sarà Orietta Berti, l'ospite della mostra con tanti eventi e tutta la comunità coinvolta e quindi anche A Pecchio si prepara a questa iniziativa. Vediamo le pagine di Pesaro, anche qui abbiamo il Valentino Rossi, Tavuglia dalle chiavi a Vale. Eh, L'affetto per il campione eterno come il titanio ha vinto divertendosi. Ebbene, la figura di Valentino Rossi è sempre molto, molto briosa, molto, molto estroversa. Quindi, è un piacere ascoltarlo. E poi non si può non parlare della mega pizzata che si è svolta a Pesaro, eh, una pizza, una pizza vera, non solo spicchi di pizza, ma veramente una pizza completa, è stata servita a tante tante persone, vedete qui come si è dilungata formando la, la data del 2024, quando Pesaro sarà nominata, fungerà. Da, è stata già nominata, fungerà da capitale nazionale della cultura, ebbene qui si mangia, si mangia la pizza Rossini, quella con le uova e con la maionese. Ebbene con questa bella visione di lunghe lunghe tavolate con eh, cittadini di tutte le età noi terminiamo la nostra rassegna stampa. Come sempre vi do appuntamento per le notizie del giorno alle ore 20.30 di questa sera con il TG Occhio alla notizia e per la rassegna stampa domani alle ore 7. Grazie per l'ascolto, a risentirci.